c'era una volta un re, anzi un regno che si chiamava Campania Felix, dove la terra era fertile e bellissima e la gente aveva tanta roba buona da mangiare ed era felice. È la maschera napoletana per eccellenza a squarciare con il sorriso beffardo e la sua irriverenza un muro di omertà, a dire a tutti quello che ormai non è più un segreto ma una tragica realtà fatta di puzza, di fumo nero, di cibo inquinato, di malattie che non lasciano scampo. Il docufilm Il segreto di Pulcinella, storia della terra dei fuochi, diretto da Mary Griff e prodotto da Social Movie, è un appello alla responsabilità di tutti. È una chiamata a raccolta, un invito a non distogliere lo sguardo dalla tragedia di interi paesi tra Napoli e Caserta, di madri e padri che piangono i loro figli. Costruito come un racconto di storie, da quella del boss della Camorra Carmine Schiavone, pentito che raccontò l'abbraccio mortale tra la politica, gli imprenditori senza scrupoli e la malavita, a quella di padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e simbolo della lotta contro la distruzione del territorio campano. Padre Maurizio, alla presentazione che si è tenuta nelle scorse settimane al Circolo San Pietro, non era presente. Uno dei suoi bambini aveva smesso di vivere. Enzo Tosti è l'anima della Terra dei Fuochi, un curioso che da anni ormai non smette di cercare la verità. Le morti premature, guardate, noi diciamo sempre, sì, gli stili di vita, tutto quello che ci vogliamo dire, ma quando muore un bambino, cioè un neonato, un giovane, non ci sono stili di vita che tengano, voglio dire. Ecco, proprio stamattina è morto Davide, uno dei tanti bambini della Terra dei Fuochi. Pensate che i nostri ospedali sono pieni di bambini ammalati. Dopo 3 mesi ricoverati in ospedale, 4 mesi di ospedale, non risponde più alle terapie e iniziano a fargli la terapia del dolore. Lui è attaccato alla macchinetta con questi occhi azzurri bellissimi che mi guardava. Io, l'unica volta che non sono riuscito a dire una parola, questa roba qui ci fa tanto stare male, perché ancora oggi purtroppo la verità non è ancora uscita fuori del tutto. Enzo lotta insieme alle mamme della Terra dei Fuochi, ritratte nel film mentre sfilano verso lo stadio di Casal di Principe, dove secondo il racconto di Schiavone sono stati interrati rifiuti tossici di ogni tipo. Le mamme hanno cambiato la storia di questo docufilm, come racconta il produttore Armando Fusco. Quando le abbiamo intervistate, la troupe piangeva. Non avremmo mai potuto raccontare il dramma di queste madri che perdono i loro figli, il dramma di queste persone in chiave fiction, in chiave di finzione. Quindi, diciamo, la mamma, Marzia e Imma, quelle immagini sono devastanti, credo. Terra dei Fuochi non è solo la Campania, dove da 10 milioni di tonnellate di rifiuti di quasi 3 anni fa si è arrivati a 30 milioni, segno di una situazione degenerata, ma anche Brescia conta 57 milioni di tonnellate. È un dramma nazionale, che qui però sta smuovendo le coscienze, perché la gente vuole riprendersi la propria casa, vuole riprendersi il futuro e farlo con dignità. Noi la prima cosa che pensiamo è che bisogna lavorare sulle persone, la prima cosa, perché bisogna ribellarsi all'oblio dell'indifferenza, che è una cosa veramente bruttissima. E per fare questo bisogna tanto, tanto, tanto stare tra la gente, divulgare le conoscenze, divulgare i saperi, perché così cresce la consapevolezza. E la consapevolezza fa sì che stuzzica le coscienze delle persone e fa sì che in qualche maniera uno non è indifferente a queste tragedie, e insieme sicuramente noi potremmo cambiare queste cose, insieme sicuramente potremmo iniziare un percorso diverso, potremmo far capire a chi continua a sversare, a chi continua ad inquinare, a chi continua a pensare solo ed esclusivamente al profitto e al lucro, che al centro di qualsiasi percorso, di qualsiasi processo, anche industriale, c'è l'uomo, c'è la persona. Nel cuore della Terra dei Fuochi a Caserta, poco più di 2 anni fa, Papa Francesco ricordò che il creato va tutelato, che bisogna avere il coraggio di dire no alla corruzione e all'illegalità, ma soprattutto bisogna essere servitori della verità.